Oggi facciamo un salto all'indietro di un paio di secoli e andiamo verso la fine del regime napoleonico, all'incirca dopo la battaglia di Waterloo 1815. Maria Luigia d'Austria fu la seconda moglie di Napoleone, all'epoca in guerra contro il suo paese d'origine. Alla disfatta dell'imperatore francese, non lo seguì in esilio e le venne assegnato il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. Congresso di Vienna, le grandi potenze vincitrici si ritrovano nella capitale austriaca e cercano di definire l'assetto di quello che sarà l'Europa negli anni successivi, dopo la parentesi napoleonica. Tra le tante cose di cui discutono, in particolare c'è, per quello che ci interessa in questo momento, l'assetto del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, che era dei Borbone, originariamente dei Farnese, poi passato ai Borboni, e che la Francia aveva sostanzialmente acquistato dall'ultimo Borbone, mi pare nel 1802 o 3, una cosa del genere. Era territorio metropolitano francese, ma sul piano giuridico era ancora, esisteva ancora il Ducato. Questo ducato è sembrato il miglior corrispettivo che poteva toccare alla Maria Luisa d'Austria, che era un'arciduchessa, figlia di Francesco I, che era l'imperatore d'Austria, e che era stata moglie di Napoleone dal 1810 in poi, quando Napoleone fu costretto dal suo desiderio di avere figli, fu costretto ad abbandonare la moglie precedente, che evidentemente per problemi fisici non poteva averne, e aveva deciso di sposare questa arciduchessa d'Austria. Il Congresso di Vienna decise che l'indennizzo migliore che poteva avere questa moglie di Napoleone fosse il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. La nuova duchessa non andò subito a prendere possesso dei suoi territori, ci andò nel 1816, ma da quella data lì in poi iniziò un periodo di governo del Ducato che è tuttora riconosciuto come uno dei periodi di maggior floridezza economica di quel territorio. Sono note le opere pubbliche fatte da Maria Luigia, come ponti, dighe, canali e tutto quello che serviva ad aumentare la produttività agricola del territorio. Come sempre capita quando si costituisce uno Stato, si pone il problema della monetazione, e lo stesso successe per Maria Luigia, che a un certo punto decise che il suo Stato doveva avere una moneta propria. E tra le monete che poteva tranquillamente ripristinare il vecchio sistema monetario che esisteva nel Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla sotto i Borboni, no? Ma avendo ormai sperimentato la comodità e la praticità anche in termini di gestione dei commerci del sistema monetario introdotto in Francia dal sistema monetario decimale introdotto in Francia dalla Rivoluzione francese, la scelta fu quella di adottare quel tipo di sistema e quindi coniando monete da 40 e 20 lire in oro, da 5 lire, da 5, 2 e 1 lira in argento, più delle monete minori in rame. Le monete di Maria Luigia sono al diritto, presentano l'immagine, il ritratto della duchessa, uguale su tutte le monete, cambiano le dimensioni, perché ovviamente le dimensioni dipendono dalla dimensione della moneta, le dimensioni del ritratto dipendono dalla dimensione della moneta. Al rovescio abbiamo un maestoso manto lavorato a padiglione,
è coronato, che contiene all'interno lo stemma del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, uno stemma molto complesso perché il Ducato riguardava tre feudi, appunto Parma, Piacenza e anche Guastalla. Diamo un'occhiata a come si presenta la duchessa sulle sue monete e come si fa a dare un'occhiata. Basta leggere, prendere la moneta e leggere cosa c'è scritto nella leggenda, no? Che fra l'altro in italiano, poi ne parleremo. Maria Luigia, qui c'è scritto, vedo, Maria Luigia, principessa imperiale, arciduchessa d'Austria. Queste sono, la principessa imperiale, arciduchessa d'Austria, era la sua, diciamo, nobiltà di origine, no? Ed essendo una nobiltà molto importante, non a caso viene prima che non quella di duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla, come vedremo che invece è scritto al rovescio. Allora, lei dice che si chiama Maria Luigia, ecco qua, Luigia, come mai Luigia e non Luisa? Perché quando le fu assegnato il ducato, lei era ancora a Vienna, fece italianizzare il suo nome per presentarsi, diciamo, in modo più accattivante nei confronti dei suoi sudditi, e l'italianizzazione fu fatta diciamo femminilizzando il nome Luigi, quindi facendolo diventare Luigia, che è una cosa abbastanza strana, no, in realtà. Intanto c'è anche una data, 1815, è una data in realtà non veritiera, perché queste monete cominciarono a essere coniate lo sappiamo dai resoconti della zecca, nel 1819, però datate 1815 perché avevano anche il significato di, come dire, affermare il potere della sovrana sul territorio. E quindi questo potere veniva esercitato dal 1815, la data nella quale il Congresso di Vienna le aveva assegnato il titolo. Allora, abbiamo detto principessa imperiale e arciduchessa d'Austria, no? Andiamo al rovescio. Al rovescio abbiamo, per la grazia di Dio, duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla. Intanto, per la grazia di Dio è scritto addirittura non abbreviato, no? E cosa significa? È un concetto che oggi ci sfugge, perché non immaginiamo neanche che uno possa dichiararsi sovrano di un territorio per grazia di Dio, mentre allora era così, nel senso, almeno per tutti gli stati precedenti all'avvento di Napoleone, i sovrani erano sovrani per grazia di Dio, in quanto facevano discendere il loro diritto sovrano dal diritto medievale, in base al quale il sovrano terreno non era altro che il custode per conto di Dio del territorio che gli veniva assegnato. Ecco, allora, per grazia di Dio, principessa di Parma, Piacenza e Guastalla. Al rovescio abbiamo uno stemma inscritto in un padiglione coronato molto maestoso, e poi, sempre come per quanto riguarda la leggenda, abbiamo il valore 5 lire, su questa moneta 5 lire, sulle altre sarà evidentemente 40 lire in un caso, 20 lire nell'altro. Un'altra particolarità che riguarda la monetazione di Maria Luigia è che a Parma esisteva sì una zecca, perché prima di Napoleone lo Stato parmense coniava comunque delle monete, ma durante il periodo napoleonico la zecca fu chiusa e non fu più utilizzata, e la Maria Luigia non ritenne opportuno ripristinarla, no? Potendosi servire della zecca di Milano, che era relativamente vicina. Teniamo presente che Milano era la capitale del regno Lombardo-Veneto, il cui re era quel Francesco I, imperatore d'Austria, che era padre di Maria Luigia. La vicenda umana di Maria Luigia
si sviluppa fino al 1847, quando lei muore e lo Stato del Ducato di Parma, secondo gli accordi del Congresso di Vienna, torna ai Borboni. Lei nel frattempo si sposò morganaticamente, come si diceva allora, con un nobiluomo austriaco che, al quale affidò tutta una parte più pratica della sua attività di governo. Maria Luigia, come ho già detto prima, è comunque una sovrana che, pur non avendo nessun legame di nascita o di origine familiare con il territorio di Parma, è tuttora ricordata a Parma come uno dei sovrani più illuminati che quel territorio abbia avuto. Grazie per l'attenzione, continuate a seguirci su Bolaffi Stories, dove cercheremo di presentarvi qualche altra interessante vicenda legata alle monete e ai francobolli.